Riprendiamo il tema che avevamo cominciato la volta scorsa, cioè quello del calcolo delle piccole traverse fluviali. Vi ricordo molto velocemente a che punto eravamo arrivati. Cioè, la piccola traversa fluviale è una opera massiccia che è ortogonale al flusso dell'acqua, in questo caso il flusso dell'acqua è verticale dall'alto. E in questo caso anche questa rappresenta schematicamente una pianta ed è disegnata una trappola. Una trappola non è altro che una apertura presidiata da una griglia dentro la quale l'acqua del fiume, del torrente, viene immagazzinata. Come si fa a calcolare quella lunghezza L che voi vedete disegnata nella trappola? Qui i dettagli su come è fatta l'opera li abbiamo già visti la volta scorsa, quindi non mi soffermo su questi dettagli, vado direttamente alle equazioni che vi avevo già presentato la volta scorsa, ma che adesso qui vi ricordo con un minimo di calma in più. Si assume in questo caso che l'equazione che governa il moto dell'acqua sottratta alla griglia, dell'acqua diciamo che passa sopra la griglia o che eventualmente poi per differenza viene sottratta, sia quella di conservazione dell'energia. L'equazione di conservazione dell'energia in questo modello, che è considerato unidimensionale, dice che la variazione di energia lungo la griglia è uguale semplicemente a meno, il segno meno la dissipazione di energia. Dissipazione di energia che poi può venire calcolata con uno dei soliti sistemi di calcolo, quindi Gauffer e Strindberg generalmente. L'energia invece che cos'è? L'energia è la composizione di due parti, una è l'energia potenziale, dove Z in questo caso è il livello del fondo, il livello praticamente della griglia, cioè quello che qui è chiamato scarpa, della soglia e della scarpa, se volete, più della soglia che della scarpa. Quindi Z è quel livello, quella quota, e H invece è il livello del tirante dell'acqua sopra la soglia. V quadro su 2G invece è il termine cinetico dell'energia che voi già conoscete da tempo. Mi ho anche ricordato perché Z viene, l'energia potenziale viene separata in queste due componenti, ed è perché nella sostanza il livello dell'energia potenziale rispetto al fondo cioè la parte H più V quadro su 2G in genere in questo tipo di moto si ritiene abbastanza ben conservato, mentre il carico dovuto alla quota del fondo viene di solito completamente dissipato. Questo non è vero localmente in genere, però globalmente questo è abbastanza verificato, quindi viene usata questa formula. Questa formula viene sostituita quindi all'interno dell'espressione, e questa espressione che noi otteniamo deve essere derivata lungo l'asse delle x. Quindi abbiamo dz su dx, dz su dx che cos'è? È meno il gradiente della quota del fondo. E di solito in questi problemi viene chiamata i con f, quindi poi la andiamo a sostituire. dh su dx è la variazione del tirante idrico lungo la longitudinale. E poi c'è la derivata della parte cinetica. La derivata della parte cinetica di solito viene espressa in due modi. Innanzitutto la velocità viene espressa come rapporto tra la portata e la sezione, perché questi sono i due elementi che possono variare. In particolare nel nostro caso, che la portata possa variare è ovvio, perché la parte della portata viene emunta dalla griglia, e quindi la portata che prosegue varia anche la sezione attraverso cui passa la portata, perché per effetto del lungimento
sezione del mio flusso cambia. Generalmente il mio flusso avviene, così lo scrivo, così poi me lo ricordate, il flusso avviene attraverso, cioè se questo è il mio alveo, che suppongo rettangolare, questa è la sezione B e questo è il tirante H. Variando H varia e la mia sezione è H e B per H. In genere non ho sezioni di questo tipo, ma quando io vado a costruire delle opere posso fare in modo che la sezione sia regolare quanto voglio. Però, e comunque anche se non fosse così, io potrei comunque avere una sezione H, una funzione opportuna di H, che è una cosa che io poi utilizzo nei passaggi successivi. Quindi quella derivata di quel termine tra parentesi, adesso comincio, vi faccio al momento tutti i passaggi che poi voi ricontrollerete piano piano per conto vostro, e io ve li farò invece un po' veloci, però il concetto è che devo derivare sia rispetto a Q, perché Q viene asportata, sia rispetto ad A, perché A contemporaneamente diminuisce. E quindi di fatti la mia operazione di derivazione è questa, compare 2Q, beh qui ho scritto A quadro diviso A alla quarta, per un motivo che magari c'era più tardi, e per dq, vedete c'è un termine dq su dx, e poi il secondo termine è dA su dx, il secondo termine ha un segno negativo perché la A è il denominatore. Poi è tutta algebra, se non la definizione che di z su dx è uguale a meno la pendenza del fondo, perché il gradiente va dal punto più basso al punto più alto, mentre noi la pendenza del fondo generalmente la intendiamo dal punto più alto al punto più basso. Su dh su dx abbiamo già parlato, e dell'altro termine basta fare queste ulteriori operazioni. Una cosa importante è come vi ho mostrato alla lavagna, poiché A si può pensare come una funzione di H, in particolare, e quindi dA su dx viene mediato, la variazione della sezione lungo la longitudinale viene mediata dalla variazione della sezione rispetto ad H con la variazione di H rispetto ad x. Questo è abbastanza rilevante perché poi abbiamo qui un dh su dx che compare anche qui, quindi poi lo raccoglieremo a far poco comune. Sì, qui non c'è nessuna novità, se non che manca un dh, non è a su h ma a su dh su dx. A questo punto, se siamo nel primo caso di sezione rettangolare, magari larga, che cos'è dA su, su dH? Beh, dA su dH non è altro che B. Prima formula in alto che ho scritto a mano sulla lavagna. Ah, quindi la mia formula si riduce a I con F meno J meno il termine che deriva, che va a moltiplicare dq su dx, e poi al secondo membro invece porto tutti i termini che vanno a moltiplicare dh su dx. Dh su dx risulta in particolare pari a 1 meno q quadro g a quadro h, che se andate bene a verificare è esattamente il numero di Froude al quadrato. Cos'è il numero di Froude al quadrato? No, adesso
adesso mi stendo sulla cattedra e non rimuovo, faccio il morto fino a che non mi dice cos'è il numero di, non mi dite che cos'è il numero di Trude. Nessuno, nessuno che abbia preso 30 in meccanica dei fluidi in questa classe. Però questa è una domanda da 25, non da 30. Il numero di Froude è il rapporto tra l'energia cinetica e l'energia potenziale che possiede un certo volume di acqua. Quindi è, grosso modo, mv diviso rho v diviso rho z, se volete. E che cosa, perché è così importante nella meccanica dei fluidi, in particolare nella meccanica del pelo libero? Perché quando ci sono dei moti a pelo libero, mi sembra impossibile, ditemelo che lo state facendo per timidezza. Qua nella meccanica dei fluidi a pelo libero è fissata l'energia del moto, a seconda delle condizioni geometriche in cui il moto avviene, ci sono due stati diversi. Uno con tanta energia cinetica e poca energia potenziale, e l'altro poca energia cinetica e tanta energia potenziale. Quello con tanta energia potenziale, cioè fissata l'energia totale, ci sono due stati compatibili con quell'energia. Uno si chiama moto supercritico, quello con tanta energia cinetica, e quello con tanta energia potenziale si chiama moto subcritico. Si chiama in questo modo perché le perturbazioni che vengono generate sulla superficie libera, nel caso del moto supercritico, si propagano tutte verso valle. Nel caso del moto subcritico si propagano una a monte e una a valle, e questo ha delle conseguenze su come si devono imporre le condizioni a contorno delle soluzioni, per esempio, di questa equazione. Numero di Froude uguale a 1 sarebbe un guaio per questa equazione, quindi si semplifica. Il numero di Froude uguale a 1 creerebbe un problema, evidentemente, qui nella questa equazione, perché abbiamo, poi portiamo al denominatore 1 meno Froude al quadrato. È il caso in cui le due energie si equivalgono. Però, quando le due energie si equivalgono, siamo fortunati, perché si dice che siamo in condizioni critiche, cioè le condizioni di pendenza del fondo sono tali da andare a creare le condizioni critiche. In condizioni critiche assegnate la portata, il tirante è univocamente determinato, o viceversa. E dopo noi lo otteniamo. Quindi, però, comunque, dall'equazione dell'energia, quindi ci riduciamo ad un'equazione che in questo caso è l'equazione della superficie libera che viene assorbita, si chiama, ha preso il nome nella storia della meccanica dei fluidi, di equazione dei profili. Ed è questa che vedete scritta qui. Ora abbiamo stabilito, o meglio voi mi credete, che l'equazione, che in pratica possiamo usare l'equazione dell'energia, grosso modo perché l'energia in un modo o nell'altro viene conservata in questo problema. Lo possiamo anche considerare questo un dato parzialmente sperimentale. E quindi questa è l'equazione. Se io voglio capire come avviene il moto dell'acqua sulla griglia, devo andare a stabilire che cosa, per esempio. Per esempio, come avviene il decus de x su una griglia? C'è tutta una parte della vecchia idraulica o della nuova meccanica dei fluidi, come se la vogliate chiamare, che anche si chiama foronomia, è lo studio di come avviene l'uscita dall'acqua
sui fori, no? La forono, praticamente questo del Q su dx è un problema di foronomia, e dopo andiamo a vedere come lo risolviamo. Poi I con F e meno J, cos'è la differenza tra la dissipazione e la pendenza del fondo? Per semplificare questa equazione possiamo fare quell'ipotesi che in sostanza io vi avevo annunciato all'inizio, cioè che tutta l'energia potenziale data dalla quota viene dissipata. Cioè se io parto a 5 metri e arrivo a 0 metri, la differenza 5 meno 0 di metri di metri di energia la dissipo completamente e nella sostanza l'acqua non incrementa né diminuisce la sua velocità, a meno che questo non sia dovuto a, per esempio, restringimenti dell'albero o allargamenti dell'albero. Questa ipotesi si chiama ipotesi di De Marchi. A questo punto l'equazione si riduce a quella che vedete scritta qua, ed è h su dx uguale q diviso g a quadro per dq su dx. Andrebbe bene già anche così la nostra equazione dei profili. In realtà si preferisce esprimere tutto in funzione della quella che si chiama energia specifica. Energia specifica implica un riferimento a qualcosa. Energia specifica in questo caso rispetto al fondo. Se l'avevo già annunciato nella prima slide, dice, beh, l'energia specifica rispetto al fondo è H più V quadro diviso 2G. V quadro diviso 2G che a sua volta è Q quadro diviso 2G per V quadro H quadro. Quindi, se io uso questa formula che mi definisce l'energia specifica, posso ricavarmi, usare invece della variabile Q, posso usare un'altra variabile, in particolare la variabile indipendente H e questa variabile che poi tengo costante, che è H grande. L'energia specifica, vi ho detto, rimane costante. Questo è già scritto nell'ipotesi di De Marchi, in realtà, quando io metto I con F. Per cui è bene usare questi elementi. So che H grande in questo problema è costante. Quindi vado a sostituire dentro FRUD qua la mia espressione. Fatevi conto, l'ultimo è H grande diviso H meno 1. E quindi questo al posto di crudo andrò a sostituire 2 per diviso H piccolo meno 1. E invece che cosa vado a sostituire al decurso di X? Altra domanda di meccanica dei fluidi. Cos'è la velocità torricelliana? Dai, non è possibile. Non posso più andare avanti in questa lezione se non sapete questa cosa. Beh, c'è sicuramente qualcuno che lo sa, ma non vuole fare brutta figura con quelli che non si ricordano, e soprattutto qualche ragazza più secchiona degli altri. Allora, noi velocità torricelliana è una cosa molto semplice. Questo è un contenitore. Questo è il livello dell'acqua. Qual è l'energia potenziale di un volumetro che si trova qui dentro?
rispetto al fondo, quindi così. Beh, l'energia potenziale è 2GH, anzi, o meglio, è H. La mia energia cinetica eventualmente sarebbe 1 su 2G V quadro. Poi dovrei moltiplicare tutto per ρ, giusto? Perché, ma noi facciamo per unità di il ρ, ce lo scordiamo per un momento, tanto noi poi misuriamo tutto in metri. Quindi questa sarebbe l'espressione della mia energia totale rispetto al fondo. Giusto? Allora, se tutto è fermo, questo non c'è. Ok? Adesso arriva uno di voi, particolarmente, supponiamo che sia un maschio, fa un buco qua. L'acqua esce. Con che la domanda è con quale velocità esce? Beh, in fondo, questo è sul top, questo è H, perché questo qua è H. Sul fondo la velocità, se tutta l'energia potenziale si trasforma in velocità, ho che la velocità è 1 diviso 2g v al quadrato. E questa velocità, se l'energia si conserva, sarà uguale ad H. Quindi significa che la velocità, che si chiama torricelliana da Torricelli, è 2gH, o meglio, la velocità al quadrato è 2gH. Questo nell'ipotesi che non ci siano dissipazioni? Cavolo! Ma di solito uso un'altra parola, non cavolo. Le dissipazioni ci sono. E allora cosa succede? Le dissipazioni ci sono, come ne tengo conto? Beh, se le dissipazioni ci sono, dirò che la velocità di uscita non sarà proprio la radice di 2gh, ma sarà qualcosa di meno, ci metto un coefficiente davanti, per esempio lo chiamo C con Q. Quanto vale questo coefficiente? Beh, non ho un vero modello per le dissipazioni, quindi quello che faccio, vado in laboratorio, qua ne abbiamo uno di grande, ma questi esperimenti sono esperimenti che si potevano fare anche 100.000 anni fa, in maniera molto semplice. Prendo un osservatorio, faccio un foro di una certa forma e di una certa dimensione in fondo, misuro la portata che passa e vedo e taro quella formula lì. Vado a calibrare qual è quel C2. Quello si chiama coefficiente di afflusso, ha vari nomi, sono vari, di varia portata. E tutti i fori funzionano così. Il flusso che passa attraverso un foro sotto un carico che si può considerare statico è proporzionale alla velocità torricelliana. Il coefficiente di proporzionalità dopo lo vado a stabilire sperimentalmente, dipende dalla grandezza del foro, cioè dalla forma del foro e da questo tipo di cose. Lì vedete anche che c'è un omega b. Perché omega b? Perché omega, cioè nel nostro caso non è esattamente la stessa cosa, perché io ho una griglia, qui ho una griglia, questa è una griglia, qui l'acqua mi va dentro. È un foro un po' particolare, non è esattamente come quello. Qui il tirante è questo piccolo che vi vado a disegnare. Cioè, adesso lo faccio più in grande. Qui ho la mia griglia. L'acqua mi entra così. Il tirante H
la mia energia potenziale all'inizio della griglia è data dall'altezza del pelo libero rispetto al fondo, alla soglia della griglia. Però il problema è lo stesso, quindi ora qui c'ho una griglia, significa che questi qua che io ho disegnato come gli elementi sono delle barre. Le barre occupano un certo spessore, allora omega è il rapporto tra i vuoti e i pieni, che dopo lì ho un numero delle barre per area della barra. Poi la griglia ha una dimensione ortogonale a quella che io ho disegnato. La dimensione ortogonale quant'è? B. Perché se io vedo la mia griglia in pianta, ve l'avevo disegnata prima, la mia griglia in pianta è così, è larga quanto l'alveo. È largo e l'alveo è largo B. Quindi lì ci davanti c'è l'omega B che dice, beh, ho la mia griglia è larga B, adesso attenzione, questa è L, è la lunghezza della griglia, questa è B, è la larghezza della griglia, in questo contesto, quindi non confondete le due cose. De Q su DX, quindi la variazione di portata, in questo caso, che è legata alla velocità con cui l'acqua si inserisce nella griglia, è proporzionale alla velocità torricelliana. C'è un segno meno davanti, perché se ero là, andavo a misurare la velocità, la portata di acqua che mi esce dal foro. In questo problema che io sto analizzando la quantità di acqua che mi viene sottratta dall'elemento principale. Quindi abbiamo sia il numero di Frud che il DQ su DX. Ok, se vado a sostituire queste due cose che ho appena elencato ulteriormente all'ipotesi di De Marco all'interno dell'equazione dell'energia sulla griglia, ottengo questa equazione dH su dx meno, segno meno, 2CQ, CQ è il coefficiente di afflusso che dopo per esempio prendiamo pari a 0,61 in un esercizio che andiamo a fare. Per la parte di omega è il rapporto fra vuoti e pieni, e poi la radice di h per h grande meno h altro non è che l'espressione che deriva dalla velocità torricelliana. Mentre 2h grande meno 3h piccolo invece è il numero di Frud. In questo problema per costruzione h grande è una costante del moto. Cioè io per esempio mi calcolo quant'è h grande qui e assumo che questo sia costante durante tutto il moto, anche se il pelo libero in realtà sarà per esempio così, perché la griglia mi sottrae una parte di acqua rispetto al moto inesperato. Il bello di questa, beh, che tipo di equazione è questa? È un'equazione algebrica? È l'equazione delle 3 del pomeriggio assonnato e uggioso per via del... È un'equazione differenziale ordinaria. Il bello di questa equazione è che si risolve esattamente. E questa soluzione è nota da tempo. E in particolare, si va... non è che io mi ricordo tutti i giorni, prima cosa che mi faccio quando mi alzo la mattina mi ricordo com'è questa equazione, magari se ragionandoci un po' riesco anche ad ottenere la soluzione,
più umilmente vado a vedere nelle tavole degli integrali dove sono riportate questo tipo di equazioni e capisco qual è la soluzione generale di questa equazione. In particolare viene data qui in forma implicita, cioè come la x di xv che è la x di valle meno la xm che è la x di monte sono le coordinate a monte e a valle della griglia, la coordinata x della griglia. Questo significa che su questo elemento, per esempio, metto anche degli assi cartesiani, questa per esempio è la y e questa è la x. Questa è la x di monte e questa è la x di valle. Così pure avrò una y di monte e una y di valle. E in particolare, come vedete, ci sono due, la soluzione è y di valle per la radice di 1 meno y di valle su h grande che è la costante del moto ed è un'entità specifica meno la stessa espressione calcolata per la y di monte. Ok, quale condizione imponiamo sulla nostra griglia? Noi vogliamo che nelle condizioni di progetto tutta l'acqua venga tirata via dalla griglia. Quindi la y di valle 0, la y di valle sarebbe il tirante a valle, la y di valle è 0, quindi la soluzione è quella che vedete qui. Adesso cosa imponiamo come y di monte? Beh, la y di monte, la soglia della mia griglia è sagomata e anche cambia repentinamente di pendenza e diventa relativamente molto pendente. A monte della griglia ho un moto in corrente lenta o subcritica, a valle dell'inizio della griglia passo in corrente critica, supercritica. Quindi la condizione che posso mettere in atto sul punto di monte è che la y sia l'y critica, ma l'y critica è una buona cosa perché data la portata che affluisce noi siamo in grado di calcolarla. In particolare l'y critico è legato in maniera indissolubile con equazione 1 ad 1 all'energia specifica ed è H è uguale a 3 mezzi di Y critico, se volete Y critico uguale a 2 terzi di H. A questo punto vado a sostituire all'interno e ottengo, intanto mi semplifico quello che compare fra parentesi sotto radice compare a questo punto radice di un terzo. Y critico, del resto la teoria della meccanica dei fluidi di queste cose me lo dà in maniera esplicita, assegnata la portata, e questo è uguale alla radice cubica della portata diviso g diviso b quadro, dove b quadro è la sezione rettangolare. Quindi per esempio in questo problema che vi ho un po' schematizzato alla lavagna, noi la sezione B ce l'abbiamo, la portata Q è la portata che affluisce di progetto che affluisce dal corrente e anche questa la vado a, è una condizione fissata e quindi io nella sostanza G e l'accelerazione di gravità Y con C risulta quindi determinato. In questo modo risulta determinato anche la differenza tra l'x di monte e l'x di valle, che altro non è che la lunghezza L della griglia che vedete determinata lì, che era l'oggetto del nostro problema. Quanto grande devo fare la mia griglia?
per sottrarre una certa portata. Ok. Vabbè, questa era la stessa condizione di prima che vi ho già illustrato. Se L è la differenza tra X di valle e il monte, sì, perché l'insezione vedo i tornini? Vede i? Cioè vedo i pallini, i cioè, tornini. Andrebbe come si dice una linea sotto l'altra. Se L è quella disegnata sotto. L è quella disegnata sotto. Sì. L è questa in realtà, è la proiezione di questa, la sì, proiezione sì, sì, della griglia. Qual è il problema? No, cioè in sezione vedono i pallini. Questa quindi è la sezione verticale. La griglia fatta così, cioè con questi pallini fatti così, giusto? No, sono fatti nell'altra direzione. Sì, dov'è questa? Ah, questa okay. Potrebbe essere una griglia. Andava, sì, sono fatti nell'altra direzione. Ah, okay, okay. Sì, sì, ok, perfetto. Posso fare anche una griglia trasversale con i tondini fatti in questa direzione, ma vanno nell'altra direzione. Assolutamente vero. Perché vi premeva talmente mostrarmi che ci servono i tondini che li ho disegnati nella parte sbagliata. Va bene, vediamo adesso. Cioè, qual era lo scopo? Beh, vi ho detto appunto la griglia ha lo scopo, sto calcolando un foro presidiato da una griglia, questo foro deve sottrarsi una certa quantità di acqua. Per farlo usiamo l'equazione dell'energia e sotto certe ipotesi semplificative che sono quelle che vi ho fatto, in particolare l'ipotesi di De Marchi, e la soluzione è questa. Adesso andiamo a capire meglio quali sono per esempio le condizioni di progetto. Per esempio le condizioni di progetto stabiliscono che io voglio prendere una portata di 2 metri cubi al secondo da un certo corso d'acqua, perché dopo ho una turbina che mi prende questa portata e produce per esempio energia elettrica. Però io che sono l'ente pubblico do al gestore di questa turbina, gli dico guarda, tu devi prendere non più di 2 metri cubi al secondo. Ovviamente la portata che passa per il fiume è variabile, certe volte sarà anche inferiore a 2 metri cubi al secondo, evidentemente. Ma no, la nostra portata è 2 metri cubi al secondo. Allora, qui si inserisce il nuovo soggetto che si chiama DMV, che è il deflusso minimo vitale. Perché io se metto tutta la griglia e mi sottraessi nelle condizioni di progetto dell'acqua, devo comunque restituire una parte all'albero. L'albero non deve mai rimanere completamente secco. In generale la legislazione stabilisce che io devo restituire una porzione di tanti litri al secondo per chilometro quadrato, tanto per spiegarci. In questo caso la mia portata è il flusso minimo vitale di 0,2 metri cubi al secondo e dopo utilizzeremo questa quantità. In verità il mio problema è un po' più complicato, perché la portata non sta sempre sulla portata di progetto, quella che io devo sottrarre, ma per esempio può avere una portata massima, che potrebbe essere la portata che io ho in quel torrente con, che ne so, 20 anni di tempo di ritorno. E questa portata è 100 metri cubi al secondo. A voi non interessa come è stata calcolata questa portata, ma supponiamo che sia 100 metri cubi al secondo. E poi ci serve. Comunque l'unico dato che in questo momento ci serve rispetto al nostro calcolo è semplicemente la portata di progetto per il momento. B è di 10 metri, CQ 0,61, omega è 0,21, la griglia ha una pendenza di 18 gradi e sostituisco i miei numeri. In particolare con questi numeri il mio tirante critico a monte della mia
e la mia griglia è di 16 cm su una lunghezza di 10 metri naturalmente, quindi diciamo una lunghezza pari a una delle dimensioni di quest'aula qua. Per 16 cm mi dà 2 metri cubi al secondo. Bene, se butto dentro tutti i miei dati, compreso quelli di prima che mi servono, la larghezza L della griglia è 0,72 cm. Cavolo, che bello! Ho implementato una teoria, l'ho approssimata perché sennò era troppo difficile, ho scomodato un po' di concetti di meccanica dei fluidi, alla fine ho risolto il mio problema. 0,72 cm. E invece la griglia la faccio valere di 1,2 m. Perché? Beh, non lo potete sapere. Però questo è molto significativo. La griglia la faccio fare di 1,2 m perché se la faccio di 70, cioè 2 cm è troppo stretta, e siccome della griglia devo fare anche manutenzione di tanto in tanto, devo mandarci dentro qualcuno a tirare via per esempio la ghiaia, o certo devo prendere le opportune precauzioni perché non mando uno sotto una piena dentro il canale, dovrò deviare l'acqua in maniera opportuna, ma se devo mandare dentro qualcuno a fare manutenzione la devo fare abbastanza larga, quindi la faccio 1,2 m, cioè tutto il calcolo in cui ho messo in atto anche una certa teoria, non se vogliamo non particolarmente complessa ma abbastanza complessa, lo sacrifico ad un criterio costruttivo, cioè che la griglia non può essere più piccola di 1,2 m perché devo farci in manutenzione. Ok, e dopo devo trovare il sistema per buttare via l'acqua in eccesso. Bene.